Guido Grandis, 21 anni, di San Giovanni Lupatoto, è un giovane dipendente dell'ULS 20. Lo possiamo incontrare ad uno sportello nella sede di Via Poloni, ma non trascorre tutta la sua giornata in ufficio, perché Guido, con i suoi genitori, coltiva un sogno, il nuoto, le Olimpiadi di Londra del 2012. Ai campionati italiani paralimpici, di pugno chiuso, è tornato con 3 medaglie, una d'oro sui 200 rana, una d'argento nei 100 rana e una di bronzo nei 50 metri. Ma non è finita qui. Sì, a fine di giugno a Monza si sono svolti i giochi nazionali delle Special Olympics, che è un movimento fondato dalla Kennedy ancora 40 anni fa circa, dove Guido ha gareggiato in tre discipline facendo 3 primi posti. Nei 100 rana, 100 stile e 200 rana. Adesso si guarda al futuro e si guarda ad un appuntamento importantissimo, se va. Sì, infatti con il campionato italiano assoluto che ha vinto della FISDIR giù a pugno chiuso, i tecnici della nazionale, della federazione del nuoto italiano, ci hanno pregato di intensificare gli allenamenti di Guido, anche perché quando hanno saputo che fa solamente 2 ore alla settimana, la risposta è stata: fa solo che il bagno. Allora ci hanno pregato di contattare degli allenatori federali qua, che a Verona ce ne sono, per appunto intensificare gli allenamenti, per prepararlo per una probabile e spero sicura convocazione per le Olimpiadi del 2012 che si svolgeranno a Londra. Quella sarebbe una bella soddisfazione. Sì. E tu ce la fai? Lavoro, allenamento? Perché adesso sono 2 ore al giorno, è piuttosto impegnativo. Lo so. Ce la fai allora? Diciamo di sì. Ce la metti tutta? Sì. Come avete avvicinato? Lei tra l'altro è il presidente del GALM, come avete avvicinato Guido al nuoto? Ma Guido faceva corsi di nuoto come tutti i bambini, poi, logicamente poi si stancava di far sempre i soliti corsi di nuoto e voleva fare agonismo. Allora abbiamo cercato qualche gruppo che facesse nuoto e ci siamo avvicinati alla polisportiva GALM. Anche perché volevamo, cioè non possiamo far gareggiare Guido con i normodotati, perché non sarebbe stato per lui soddisfacente, nel senso avrebbe sempre trovato chi davanti a lui e forse era frustrante. Abbiamo iniziato con questa polisportiva, il suo tecnico ha visto delle potenzialità e da lì abbiamo iniziato a far gare regionali e da lì è partito un po' tutto. E adesso il sogno continua? Il sogno continua, penso che tutta la polisportiva sia orgogliosa di questo, perché insomma un ragazzo che speriamo porti in giro il nome del GALM per il mondo, finora l'ha portato per l'Italia, quindi siamo tutti contenti. Risultati sportivi ma anche scolastici, ma dietro c'è la famiglia. Beh, certamente la famiglia c'è dietro. Noi nell'88, quando Guido è nato, abbiamo fatto una scelta, io e mia moglie, di seguire appieno nostro figlio nella formazione personale. Il sacrificio è stato molto intenso, si parla di ore e ore al giorno di ginnastica, di informazione, di logopedia, di psicomotricità, e i risultati sono arrivati, specialmente a livello scolastico, dove Guido ha conseguito una maturità di terza superiore e una frequenza alla maturità con 80 centesimi. Tutto questo è stato dovuto proprio al lavoro della famiglia, alla costanza soprattutto. E ai ragazzi diciamo: praticate il nuoto perché fa bene. Sì, praticate il nuoto perché oltre che al fatto agonistico in sé, proprio fa bene alla salute, quindi per loro muoversi, specialmente per questi ragazzi, muoversi, la competizione è molto molto importante. Guido quindi lo vedremo ogni giorno nella sede dell'ULS 20 di Via Poloni, ma anche alle piscine di Via Santini insieme al suo allenatore Bruno De Mutis, intento a coltivare il suo sogno.